3, 2, 1, usiamo lo zabaione, il cioccolato, il mascarpone. Shock, azione. Vai. Ciao e bentornati nella Nostra nostra. cucina. Oh, bene, lo chef Michele si fa sempre più vivo e fra un po' arriva all'altezza giusta. Dunque, abbiamo visto su qualche video precedente come fare uno zabaglione con cioccolato e mascarpone, buonissimo. Sì. Giusto, ti è piaciuto te? Sto faccia qua. Adesso vediamo una possibile applicazione di questo cioccolato, zabaglione e mascarpone. Andiamo alla ricetta, vai. Allora, per questa semplice, veloce e soprattutto versatile ricetta, abbiamo pensato di usare un panettone. Panettone che ci gira per casa. Allora, tagliamo un panettone. Intanto lo tagliamo a metà. Ecco, che bello più o meno qua. Puoi sentire? Buono. Lo sentirò Senti, anche sentite voi? che lei, collega. Buono! Buono sto qua. Poi prendiamo e gli facciamo una fetta. Dobbiamo fare una fetta di panettone di circa un centimetro, così, all'incirca, un po' anche un po' meno se ci riusciamo, va bene un centimetro. Ora, una volta abbiamo la nostra fetta di panettone, prendiamo con un copapasta. Qua, e gli facciamo un disco, giusto collega? Sì. Ecco qua, e ne facciamo un altro, quindi dobbiamo fare due dischi, due. Insomma, un numero pari di dischi, un numero di dischi pari a seconda di quanti vogliamo farne. Se vogliamo farne 10, 5 di sti dolcetti, quanti ce ne servono? 10 dischi. Bene, 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 bene. Allora, a questo punto abbiamo il nostro zabaione, i nostri due dischi. Mettiamo un disco dentro di nuovo il copapasta, così andiamo bene. Prendiamo un sac à poche, vedo così. Sac à poche, forse non l'avevo mai fatto vedere. Questo è una sacca a pasticceria chiamata anche sac à poche. Si prende così, lo si rigira verso dentro, si mette una mano sulla parte interna, così. Ora io ho l'esterno che c'è il sac à poche, però dentro c'è la mano che posso lavorare così. Quindi cos'è che succede? Ora ho la crema, prendo qualunque crema, in questo caso sto zabaglione, che è più una ganache, la metto dentro, chiudo e tiro. E così posso lavorare bene. Chiudo e tiro. Ora mettiamo il prodotto. Lo spingiamo giù, giusto oggi mio collega? Sì, non stavo mica tentando di prendere il cucchiaio per... Io direi di dare una cucchiaiata al chefino Michele, alle Nutella e mascarpone, questo, no Nutella, cioccolato e mascarpone. Com'è? Buono! Ah, tu hai visto? Adesso, con l'aiuto del sac à poche, mettiamo all'interno del nostro disco la crema. Ora prendiamo l'altro disco di panettone, lo mettiamo dentro e cerchiamo di premere in modo da compattare il nostro zabaione. Eccolo qua. Molto, guardate signori, il dolce è quasi praticamente fatto. Adesso prendiamo, tiriamo via il nostro copapasta e abbiamo questa situazione così. Ora, non vogliamo, vogliamo fare una piccola fornitura. Adesso facciamo la fornitura. Ecco qua. Adesso, se avete una granella di nocciole, un cioccolato, quello che preferite voi, mettete così e gli girate attorno in modo da dare una copertura anche croccante. Ecco. Questa è un'idea per servire il panettone in maniera un po' diversa a Natale o a Pasqua, quando volete. Eccolo. Eccolo qua, signori. Abbiamo fatto il dessert. Quando ci avete impiegato? 3 minuti. Quando avete preparato la crema, la base, naturalmente. Questa qua, agli animali tipo questo, Tipo questo sapete come che si rimangiano? Signori, non ho parole, anche questa volta ce l'abbiamo fatta. Beh, beh, cioè, tec,
se gli mettiamo un po', non so, o del cioccolato fondente sopra, o così, o un po' di Nutella. Nutella sarebbe bello, anche se hai una variante anche con salame, invece di mettere la granella intorno, cioccolato fondente lo metti dentro così, lo tiri fuori solo per metà e poi lo metti in frigo. Quando poi lo tiri fuori e parte il cioccolato qui è croccante, dico no, cioè le idee poi ognuno la sviluppa come gli piace meglio. Cosa dici, Cefino? Ottimo. Cosa dici, Cefino, di questa nostra fantastica idea? Chi è che la mangia? Ah, la mangerà lui forse, ma un pezzettino la mangio più. Comunque vogliamo dare in 3 consigli? Sì. Ottimo. Numero 1, iscrivetevi al canale. Numero 2, lasciate like. Se vi piace mettete like, se no lasciate stare. E numero 3, ricordate, siamo già che mangiamo. Yeah. Ciao, ciao.